Ecco il nostro golfino terminato e vaporizzato. Abbiamo applicato i bottoncini, una semplice rifinitura allo scollo, altrettanto semplicissima la lavorazione perché è un punto a V. La particolarità è appunto nella bordura finale sia del busto che delle maniche il filato è un filato veramente molto molto bello è un mohair quindi un filato molto eh, pregiato e, e appunto serve per valorizzare come in questo caso un semplicissimo golfino ma nella sua particolarità vediamo anche l'eleganza spero che vi piaccia andiamo a vedere come procedere con il tutorial ben ritrovati per questo nuovo progetto ho deciso di utilizzare il filato Eldorado dorado della mistrico filati è un 30 per mohair 15 per merinos 30 poliamide 25 per poliestere 25 grammi sono 100 metri quindi è molto ma molto conveniente uh, rende tanto può essere lavorato con l'uncinetto ai ferri del numero 6 io utilizzerò l'uncinetto del numero 6 uh, questo filato è molto particolare, oltre ad essere pregiato, come tutti sappiamo, il Mohair è un filato molto pregiato, ed è stato impreziosito da questo filo di lurex al suo interno. Poi come possiamo vedere non è il solito filato ritorto ma è bensì è stato lavorato come un eh, tricottino quindi quando lo si lavora non si rischia di inserire l'uncinetto e quindi aprire il filo questo filato io l'ho acquistato eh, dalla caria ricami store eh, è, un, è un sito online dopo nelle descrizioni vi metterò come poterli eh, contattare e, e quindi procediamo oh, vi ripeto è un, un lavoro oh, semplicissimo che andrò a realizzare proprio per valorizzare soprattutto il filato perché quando si parla di questi filati molto molto pregiati molto particolari poi come potete notare il mohair ha il pelo quindi se andiamo a creare una lavorazione molto ricca, molto in intensa per così dire, eh, andiamo solo ad indurire il filato, quindi meglio utilizzare per consiglio, eh, sempre per consiglio, io parlo, una lavorazione molto semplice da renderlo molto vaporoso e quindi creare proprio una nuvola. Poi ripeto, quel che parla è il filato da solo, quindi adesso andiamo a vedere cosa realizzeremo. Allora io andrò a realizzare una maglietta nella taglia 42-44, quindi abbiamo bisogno della circonferenza fianchi, della circonferenza seno e della lunghezza spalla polso. In questo caso come potete vedere c'è una piccola differenza tra il seno e i fianchi, quindi mi regolerò col mettere le maglie per quanto riguarda la circonferenza sino. Quando avremo una circonferenza seno leggermente più larga di quella dei fianchi, noi andiamo a prendere sempre la circonferenza seno. Altrimenti, poi mentre lavoriamo e saliamo su, ci ritroviamo qui sul seno un po' stretto. Quindi, meglio che vada sul seno e poi scenda bella morbida sopra ai fianchi. Io realizzerò una taglia 42 eh, 44. Il punto che andremo a, ad utilizzare è il punto a V ed è un multiplo di 3. Quindi per i miei centimetri io vado a eh, lavorare una catenella di 129 catenelle che saranno uguali ai nostri centimetri 92. Come vi ho detto, lavoriamo in giri di andata e ritorno, quindi lavoreremo il dietro e i due davanti. Quindi lavoreremo il dietro e i due davanti sino a raggiungere il sottobraccio tutto appunto vi adesso andiamo a mettere la nostra catenella di 129 punti lavorate le 129 catenelle adesso lavoro 2 catenelle una, due, che insieme all'ultima catenella di base formano la nostra maglia alta. Filo sull'uncinetto, salto le due catenelle seguenti, vado nella successiva e mi lavoro una maglia alta, una catenella, ed una maglia alta nella stessa catenella di base. Filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base, vado nella successiva e mi lavoro maglia alta. Una catenella, maglia alta nella stessa catenella di base. Questo sino a raggiungere l'altra estremità. Ricordatevi di lasciare una maglia alta all'inizio e alla fine del nostro giro ci vediamo dopo. Termino il giro lavorando una maglia alta nell'ultima catenella di base. Adesso lavoro una, due 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, volto il lavoro e vado a lavorarmi nell'arco di una catenella, una maglia alta, una catenella ed una maglia alta. Filo sull'uncinetto, vado nell'arco successivo, nuovamente maglia alta una catenella maglia alta in questo modo lavoriamo punto a v sopra punto a v questo sino a raggiungere la fine del giro lavorando l'ultima maglia alta sopra l'ultima maglia alta del giro sottostante così in giri di andata e di ritorno sino a raggiungere l'altezza del sottobraccio perché in questo modo noi stiamo lavorando il davanti il dietro e il davanti tutto insieme poi dopo faremo le suddivisioni e vedremo come procedere ho lavorato la lunghezza che mi serviva quindi sui miei centimetri 92 di larghezza ho lavorato in altezza centimetri 30. A questo punto, avendo lavorato il rettangolo, eh, devo suddividerlo in, eh, in tre parti, i due davanti e dietro. Quindi, prima cosa, mi vado a contare quanti gruppi di punti a V ho. Nel mio caso, ho 42. punti B e come li suddivido ne metto 10 per un davanti 22 per il dietro e 10 per l'altro davanti, quindi davanti il dietro e l'altro davanti. Quindi adesso andiamo a mettere i nostri marcapunti, contando i gruppi di B, quindi abbiamo tralasciando naturalmente la maglia alta iniziale e finale del giro. Quindi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui tra il decimo e l'undicesimo gruppo io vado a mettere il marcapunti La stessa cosa effettuerò all'altro lato. Quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 qui tra il decimo e l'undicesimo mi vado a mettere il mio marcapunti adesso continuiamo lavorando le tre parti separatamente sino a raggiungere l'altezza della spalla quindi se sino adesso abbiamo lavorato questo rettangolo giusto che abbiamo suddiviso in davanti Dietro, davanti, adesso andiamo a lavorare separatamente sino a raggiungere le spalle. Quindi continuiamo separatamente le parti sino a raggiungere le spalle. Mi scuso sempre se sono ripetitiva. Quindi dobbiamo raggiungere altezza, spalla. Quindi attacchiamo e stacchiamo il nostro filo sino a raggiungere l'altezza delle nostre spalle, che generalmente è dai 20 ai 22 centimetri. Però nel mio caso ho 22 centimetri. Quindi dovrò lavorare le tre parti separatamente ancora per 22 centimetri ho terminato di lavorare la lunghezza del dietro ed ho iniziato a lavorare uno dei due davanti a 7 centimetri prima di raggiungere la stessa lunghezza del dietro eh, inizio a saltare delle maglie per creare uno scullo tondo quindi prima di arrivare questo è uno dei due davanti prima di arrivare alla stessa altezza del dietro, mi creo mancando eh, chiudendo delle maglie un po' di scollatura tonda. Quindi a 7 centimetri prima di raggiungere a sette centimetri prima di raggiungere la stessa altezza del dietro, a me risulta eh, 5 eh, giri prima della eh, dell'altezza dovuta. Quindi vi scrivo anche. 5 giri quindi 7 centimetri o 5 giri quindi che cosa faccio mi trovo a dover lavorare dalla parte eh, terminale andando verso la parte centrale del davanti quindi poi l'altro lato lo lavoreremo in modo simmetrico quindi lascio in sospeso aspettate ecco qui quindi vado a saltarmi due coppie di punti AB e la maglia alta. Quindi mi fermo qui: vado a lavorarmi la maglia alta al centro del terz'ultimo gruppo di punto AB, in questo modo volto il lavoro, con delle maglie bassissime raggiungo il successivo arco di una catenella del punto V e mi lavoro 1 2 3 catenelle che sono la maglia alta singola vado nel successivo punto a V e mi lavoro il punto V e proseguo sino alla fine del giro Questo dobbiamo farlo finché non arriviamo alla fine. Continuo con la lavorazione e chiudo con la maglia alta sopra l'ultima maglia alta. Lavoro le 3 catenelle 1, 2, 3 e mi volto il lavoro. E proseguo sempre con la lavorazione del punto v ho quasi terminato il giro e vado a chiuderlo con una maglia alta nel, nell'arco di una catenella del punto v sottostante ed ho terminato come potete vedere abbiamo creato una leggera una, una leggera scollatura adesso proseguo in giri di andata e di ritorno sino a raggiungere all'altezza che mi serve per raggiungere il dietro e quindi calcolando i giri mi trovo a dover lavorare solo sugli ultimi 5 giri e quindi 7 centimetri. vi faccio vedere che già ho terminato il lato opposto ecco come si presenta Vedete abbiamo fatto solo una, due, tre diminuzioni e poi ho proseguito dritto sino a raggiungere il dietro, quindi 7 centimetri e a me corrispondono gli ultimi cinque giri. Naturalmente eh, queste sono, eh, sono indicazioni che vi do, però quel che vi consiglio è sempre di misurarlo. Sul, sul vostro dorso perché in effetti dovremo iniziare a creare questa uh, scollatura più o meno a questo livello qui giusto giusto leggermente qui partendo qui e quindi raggiungere le spalle quindi come potete vedere è leggermente quindi se non vi trovate con le misure che vi ho dato basta che vi appoggiate il il lavoro e cercate più o meno di creare appunto questa leggera scollatura continuiamo eh, a lavorarle le due parti e poi proseguiamo col vedere come lavorare la manica terminato entrambe le tre parti dietro con i due davanti sul rovescio del lavoro andiamo a cucire la nostra spalla come vi ho fatto vedere più volte inserisco l'ago alla base della prima maglia vado nella maglia successiva prendo la corrispondente ed estraggo il filo sempre molto morbido cercando di far combaciare i punti vado nella successiva maglia prendo la corrispondente opposta e tiro il filo così cuciamo entrambe le spalle Ho terminato di cucire entrambe le spalle adesso sulla dritta del lavoro vado a crearmi le asole per poter mettere i bottoncini poi dopo nasconderemo tutti i fili Quindi a maglia bassa vado ad inserire luncinetto alla base di lavoro e vado a lavorarmi inserisco luncinetto lo estraggo lavoro una catenella che è la nostra maglia bassa vado a lavorarmi una maglia bassa al centro della maglia alta che abbiamo lavorato molto, mantenete il filo, molto molto morbido, ed una maglia bassa al, all'unione delle maglie alte. Quindi lavoriamo una maglia bassa al centro della maglia alta che ci troviamo sotto ed una maglia bassa. All'unione delle due maglie alte e lavoriamo così per tutta la lunghezza sino a raggiungere l'altra estremità, ho terminato il giro. Adesso lavoro una catenella e volto il lavoro, mi lavoro le prime tre. Maglie basse, quindi una. Due. E tre. Lavoro due catenelle: una, due. Mi vado a saltare due maglie basse e vado nella successiva e mi lavoro cinque maglie basse quindi una due tre quattro e cinque due catenelle una due salto 2 maglie basse e vado nella seguente e nuovamente mi lavoro 5 maglie basse così sino alla fine del giro e creiamo le nostre asole dipende anche dai bottoni che vorrete utilizzare perché se sono bottoni piccoli va bene così ma se sono bottoni un po più grandi un po più gioiello eh, consiglio di distanziare lavorare 3 Catenelle, saltare 3 maglie basse. 5-6 uh, maglie basse uh, per distanziare le asole. Poi uh, vi regolate voi a seconda del bottone che vorrete utilizzare. Ho terminato il giro delle asole, alla fine mi trovo le tre maglie basse, come all'inizio del giro. Lavoro una catenella, volto il lavoro. E vado a lavorarmi una maglia bassa sopra ogni maglia bassa quindi una, due, tre. E nell'arco di due catenelle dove abbiamo saltato due maglie basse, mi lavoro due maglie basse quindi una, due, e proseguo così sino alla fine del giro lavorando mi raccomando nell'arco di 2 catenelle le due maglie basse che abbiamo saltato lavorato questo giro lavoriamo un altro giro a maglia bassa e stacchiamo il filo sul lato opposto effettuiamo la stessa lavorazione ma senza creare le asole cioè lavoreremo quattro giri tutti a maglia bassa così senza creare l'asola da dal, da un lato all'altro del nostro, metà davanti lavoreremo tutto a maglia bassa per quattro giri. Qui attaccheremo i nostri bottoni, ho terminato anche l'altro lato, come potete vedere, ho lavorato. I quattro giri, tutti a maglia bassa ed ho creato la bordura dove andremo ad attaccare i bottoni. Invece, al lato opposto, quindi sul lato destro, abbiamo creato le nostre asole adesso andiamo ad attaccare il filo per lavorare la manica, che lavoreremo sempre con il punto V. Allora, qui abbiamo messo il marcapunti come potete vedere, quindi. Non parto da qui ma da questo punto qui, vado ad inserire l'uncinetto. Lavorerò in giri di andata e di ritorno, non in tondo. Allora inserisco l'uncinetto, lavoro una, due, tre catenelle che sono la nostra maglia, alta, una catenella di separazione. Altra maglia alta ed abbiamo creato il nostro primo punto a Salto uno spazio, vado nel successivo e lavoro il seguente punto a B e proseguo così sino a raggiungere. Il lato opposto, naturalmente fermandomi sempre prima del nostro marcapunti. Quindi, lavorerò in giri di andata e di ritorno sino alla lunghezza che mi serve per la manica meno 10 centimetri. Quindi, qui abbiamo la nostra manica. Questa è la nostra manica e mi fermerò a meno 10 centimetri dalla lunghezza che mi serve per creare poi una bordura. Ricordatevi di lavorare in giri di andata e di ritorno perché non lavoriamo in... in um, in tondo, perché, sicuramente questa domanda mi, mi verrà fatta. Non lavorerò in tondo perché uh, si crea una sorta di, di sbeco uh, alla manica, e a me non piace, a me piace la manica ben definita. Quindi proseguiamo con la lavorazione, uh, sino alla lunghezza meno i 10 centimetri, e poi vi farò vedere la bordura che uh, andremo a lavorare. Ho terminato il, il primo giro di punto a V, quindi vado a lavorare l'ultimo oh, punto a b prima del marcapunti. Una catenella, una maglia alta. Adesso per ritornare indietro, perché eh, vi ripeto, lavoreremo in giri di andata e di ritorno lavoro una catenella e volto il lavoro con una maglia bassissima vado al centro della catenella di separazione e lavoro la maglia bassissima poi lavoro nuovamente una due tre catenelle che sono la maglia alta la catenella di separazione lavoriamo il punto alto proseguiamo nel nostro giro quindi maglia alta catenella maglia alta quando saremo arrivate alla fine del giro lavorerò nuovamente una catenella volto il lavoro maglia bassissima nella catenella di separazione e riprendiamo la lavorazione Uh, ho raggiunto la lunghezza della manica meno i 10 cm, adesso vado a creare la bordura. Quindi, prima di terminare la lunghezza effettiva della manica, mi sono fermata, come vi ho spiegato prima, a 10 cm in meno. Adesso qui vado a crearmi una bordura lunga 10 cm. Centimetri che sarà qualche giro, in effetti, il multiplo del punto che andrò a utilizzare. Quindi, il multiplo di questa bordura, il multiplo è di 12. Come vi dicevo, il multiplo della bordura è di 12. Quindi, adesso andiamo a, reali a, a vedere come eh, realizzarlo. Allora, mi raccomando, come spesso vi dico eh, nei video, se eh, nel caso vi doveste trovare qualche punto eh, mancante, basta eh, aggiungerlo tra le maglie, ma non vi cambia il risultato. Quindi, eh, un'altra cosa importante, il primo giro lo dobbiamo effettuare sul rovescio del lavoro. Quindi, questa è la nostra manica quindi lo vado a lavorare sul rovescio quindi all'interno della manica filo sull'uncinetto allora lavoro 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta quindi una due tre Filo sull'uncinetto vado nel primo arco di una catenella e mi lavoro una seconda maglia alta. Vado sopra la maglia alta successiva e mi lavoro la terza maglia alta ed ho lavorato 3 maglie alte. Adesso lavoro una, due, tre catenelle. Devo saltare due punti di base. Quindi salto la maglia alta seguente con la catenella vado su sulla successiva maglia alta e mi lavoro una maglia bassa poi vado sopra la maglia alta seguente e mi lavoro una mezza maglia alta 3 maglie alte nella stessa maglia di base quindi una due tre filo sull'uncinetto mezza maglia alta sempre nella stessa maglia di base poi dobbiamo lavorare la maglia bassa quindi la andiamo a lavorare sopra la maglia alta seguente 3 catenelle 1 2 3 saltiamo due maglie di base quindi saltiamo una maglia alta e una catenella vado sopra la maglia alta seguente mi lavoro una maglia alta adesso devo lavorarmi 5 maglie alte quindi la prima maglia alta la seconda maglia alta la lavoriamo sopra la seconda maglia alta lavoriamo una maglia alta nell'arco di una catenella. Lavoriamo la quarta maglia alta sopra la maglia alta seguente. La quinta maglia alta sopra la maglia alta successiva. Quindi abbiamo lavorato le nostre 5 maglie alte. Adesso lavoriamo le 1, 2, 3 catenelle di separazione. Devo saltare due maglie di base, quindi salto la catenella, ed una maglia alta, vado sopra la maglia alta seguente e mi lavoro una maglia bassa. Vado nell'arco successivo di una catenella e mi lavoro la mezza maglia alta, 3 maglie alte, 1, 2, 3, lavoro la mezza maglia alta e vado a lavorarmi una maglia bassa sopra la maglia successiva. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, salto 2 maglie di base, quindi maglia alta catenella, vado sopra la successiva maglia alta sottostante e mi lavoro le cinque maglie alte, quindi una maglia alta 2, 3, 4 e 5 e ripeto così per tutto il giro alternando una volta la maglia bassa nel punto successivo lavoriamo mezza maglia alta 3 maglie alte mezza maglia alta e maglia bassa nel punto seguente le 3 catenelle di separazione si saltano due punti di base le 5 maglie alte le 3 catenelle si saltano, due punti di base e si ripete questa sequenza qui. Così sino alla fine del giro, ricordandovi che, anziché trovarvi con 3 maglie alte, dobbiamo ritrovarci con 2 maglie alte. Termino il giro lavorando le ultime due maglie alte nell'arco di una catenella e sopra. L'ultima maglia alta del giro, sottostante una catenella, e volto il lavoro. Lavoro una maglia alta in costa dietro. Quindi passo l'uncinetto sul davanti della maglia, estraggo il filo e mi lavoro la maglia alta. Filo sull'uncinetto, estraggo il filo sul davanti della maglia ed ho lavorato le prime due maglie alte in costa dietro 3 catenelle: 1, 2, 3. Vado al centro delle tre maglie alte, mi lavoro una maglia bassa sopra la seconda maglia alta. catenelle 1 2 3 vado a lavorarmi 5 maglie alte in costa dietro quindi prendendo il filo dal davanti in questo modo lavoriamo le 5 maglie alte in costa dietro Inserisco l'uncinetto sul davanti della maglia in questo modo, estraggo il filo e lo lavoro. Nuovamente lavorate le 5 maglie alte in costa dietro, 3 catenelle, maglia bassa sopra la seconda delle 3 maglie alte e così per tutto il giro. Ho terminato il giro, lavoro una. Catenella e volto il lavoro vado a lavorarmi 3 maglie alte che sono la nostra prima maglia alta. Quindi 1 2 3 vado a lavorarmi la seconda maglia alta vado a lavorarmi la terza maglia alta 3 catenelle di separazione una, due. 3, lavoro una maglia bassa sopra l'ultima catenella delle tre sottostanti filo sull'uncinetto vado nella maglia bassa mi lavoro una mezza maglia alta 3 maglie alte una due tre mezza maglia alta e maglia bassa sopra la successiva catenella poi tre catenelle una due tre e vado a lavorarmi quattro maglie alte sopra le successive quattro maglie alte scusatemi 5 maglie alte quindi una due tre quattro e cinque e ripeto questo giro, che non è altro che il primo giro che abbiamo lavorato, sino alla fine del giro e dobbiamo sempre ripetere questi due giri: quindi il primo giro è così, il secondo giro è quando lavoriamo le maglie in costa dietro 3 catenelle, maglia bassa sopra la seconda delle tre maglie alte del giro sottostante, così sino a raggiungere la lunghezza che vi serve per terminare la manica. Io ho lavorato i 10 cm che mi servivano per terminare la lunghezza della manica, voi naturalmente la potete fare più lunga o um, un po' più corta a seconda come vi piace, ma ecco come si presenta la manica. Questa è la bordura finale. Andiamo a cucire entrambe le maniche e la stessa lavorazione la effettueremo alla base del nostro giacchino quindi andiamo a effettuare la stessa lavorazione dall'inizio alla fine del giro però anziché iniziare con tre uh, maglie alte e terminare con due maglie alte inizieremo e termineremo sempre con le tre maglie alte quindi vi faccio rivedere come possiamo vedere qui iniziamo con aspettate ho imbrogliato un attimo ecco qui allora per la manica perché poi la dobbiamo cucire iniziamo con tre maglie alte e terminiamo con due maglie alte perché quando l'andremo a cucire il risultato sarà questo e ci ritroveremo con le cinque maglie alte per la parte finale del giacchino quindi per la base del nostro giacchino iniziamo e finiamo con 3 maglie alte quindi per quanto riguarda la bordura per la fine del giacchino 3 maglie alte all'inizio e 3 maglie alte alla fine poi la lavorazione è identica Ci vediamo quando abbiamo fatto tutte le nostre bordure. Ho terminato di lavorare la bordura anche alla base del nostro giacchino, uguale alle maniche. Ho, fatto, ho, ho lavorato anche la stessa altezza. Adesso, intorno allo scollo, andrò a lavorare un semplice... Punto bassissimo giusto per rifinire, non per creare una vera, eh, una vera e propria bordura per lo scollo del, del giacchino. Quindi inserisco l'uncinetto alla base del bordo dove abbiamo eh, le asole. Quindi inserisco l'uncinetto, estraggo il filo vado nella maglia accanto mi estraggo il filo e passo nuovamente vado nella maglia accanto mi estraggo il filo e passo quindi un semplice punto bassissimo il filo ed estraggo e così lavoro per tutta la nostra scollatura superiore Sino a raggiungere il lato opposto, in questo modo, una volta che abbiamo raggiunto eh, la parte opposta, lavoreremo in giri di andata e di ritorno. Quindi, nel giro di ritorno, cosa faremo? Lavoreremo solo a punto bassissimo prendendo il filo dietro. Quindi quando siamo arrivati al lato opposto nel giro di ritorno lavoreremo sempre a punto bassissimo prendendo solo il filo dietro. Quindi prendo il filo dietro, estraggo il filo e passo. Vado sulla maglia successiva, inserisco l'uncinetto, mi estraggo il filo e passo così per quattro giri. Vado nella maglia successiva e strago il filo. Quindi lavorerò a maglia bassissima in costa prendendo solo il filo dietro per quattro giri. E così abbiamo terminato. Attacchiamo i nostri bottoncini. Io per uh, come bottoncino ho scelto un bottoncino semplice. In, uh, simil uh, metallo molto semplice perché più, mh, più grosso oppure più luccicoso uh, stonava sinceramente per come bello il filato. Quindi andiamo a inserire un bottoncino semplice così una bella vaporizzata e poi vediamo il risultato finale.